Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento nella serie Ritorno alle origini, scusate. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti coloro che naturalmente si iscrivono ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social. Allora, approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che state seguendo con grande interesse questa serie. E quindi andiamo avanti. Siamo partiti dalla nostra casetta, naturalmente. Vi faccio vedere un po'. Vi faccio vedere il vialetto, che ovviamente di sera vi assicuro che è tutta un'altra musica. Allora, oggi continuiamo un po' di lavori sui campi, quindi oggi andremo a preparare i campi per la semina e diamo prima di tutto un'occhiata ai nostri animalozzi. Allora, intanto facciamo un bel applauso a tutti, naturalmente. E oggi tenteremo di guadagnare, o meglio, di recuperare le spese. Hi everyone, welcome to this new appointment with Back to the Origin. As I say every time, first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters, and people that are following my social media channel. And if you are not following them, you will find in the video description the links. I will appreciate very, 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 very so much, and I will be so proud. Thank you, thank you, thank you. Allora, ragazzi, andando diamo un'occhiatina nel frattempo. Allora, stavo pensando, stamattina off camera mi sono messo un pochettino a fare un po' di cosucce. Stavo pensando, visto che abbiamo installato la Animal Food Factory, cioè l'industria che ci permette di poter produrre il cibo sia per i maiali sia per i maialozzi che per le vacche, per le mucche, ho deciso che andrò a svuotare le produzioni di razioni miste, poi naturalmente andrò a eliminarle, così come ho deciso di tentare di svuotare la fabbrica dei semi e poi andrò a mettere la mod che ho utilizzato nella vecchia serie di Farming 19. Quindi vediamo un attimino nel frattempo se qui riusciamo a svuotare un po'. No, qui ci vuole tempo, ok. Allora, io direi, arrivati a questo punto, intanto di decidere un attimino che cosa piantare qua su questi terreni. Allora, c'è da lavorare l'altro campo, mi sono ricordato. Abbiamo un campo sul quale dobbiamo fare i trattamenti, quindi vediamo un pochettino di cosa ha bisogno, se di calcepio o altro. Ok, pH. Ok, quindi ora non ricordo bene il pH, anzi vediamo che cosa si tratta. pH, let's check, which is, how about the pH, Papa Hotel. So, let's check. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo. Allora, approfitto anche per invitare voi amici di YouTube che non siete iscritti al canale a farlo, naturalmente.
Grazie comunque, e mi raccomando, lasciate like. And so, if you are not a subscriber of my YouTube channel, you can do this. You can follow for free my channel. Thank you, thank you, thank you. Allora, diamo precision. Allora, facciamo così. Precision, ecco qua. Vabbè, allora facciamo così. Prendiamo un trattoriello, prendiamo il piccolino e iniziamo a fare un giro di calcevivo e poi fertilizzante. Hello, thank you so much for following. Thank you. Ovviamente, grazie ancora a tutti voi che vi iscrivete al mio canale Twitch quando sono offline. Thank you so much for subscribing and following my channels. Allora, qui dice che c'è questo, ok. Oui, carissimo Moreno, buon pomeriggio. Appena poco prima di venire in Lives ho commentato, ho visto il tuo videozzo, grande Moreno. Ragazzi, naturalmente vi invito a passare nel mitico canalozzo del nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi, e soprattutto ad andare a guardare l'ultimo video che ho pubblicato, e è stato omaggiato dalla Giants. Gli hanno conferito una bella targhetta, e quindi, caro Moreno, bravissimo, bravissimo. Esce poi Luzen, non so. Oggi quindi, caro Moreno, off camera stamattina mi sono portato avanti un po' i lavorozzi qua, quindi, come stavo dicendo, cercherò di svuotare i macchinari per produrre la razione mista, quella piccolina, e ho deciso di andare a usare la Animal Food Factory, cioè la mod che ci permette praticamente di produrre il cibo sia per le mucozze che per i maialozzi. Quindi tenterò di svuotarlo e iniziare poi a ridurre anche i mezzi da utilizzare, perché ovviamente andrei ad utilizzare un solo mezzo, appunto il camion, per trasportare il tutto. E quindi oggi qua nel frattempo faremo queste piccole cosucce che ovviamente mi permetteranno di, insomma, di risparmiare anche sui costi di lavorazione. Ah, ottimo. 3D Life è un giochino veramente bellino, veramente fatto bene, un giochettozzo di altri. Ah, 3D Life 2, aspido, ottimo. Io ho giocato al primo, devo essere sincero, era proprio bellino. Ottimo. Allora qua, sì, quindi il pH, abbiamo capito che il pH richiede la calceviva. Ok, qua ovviamente andiamo a bombazzo, come dice il mitico Brumotti di Striscia, che salutiamo naturalmente. È andato bello lanciato, ecco qua. How are you, my friend? Ah, poi ovviamente vedremo un attimino di fare anche una passeggiatina con i cavallozzi, perché ho visto che
sono un po' fuori fase, quindi vediamo un pochettino se riusciamo a farlo durante questo episodio oppure eventualmente lo faremo nel prossimo. Comunque vediamo un attimino. Andiamo a controllare anche le produzioni. E vediamo se hanno bisogno di qualcosa, insomma, oggi ecco qua, faremo un po' di azzeggio, insomma si va un po' a giro e vai, non male, non male. Poi stamattina mi sono messo a vedere anche un po' di mod sui mod hub esterni e ne ho viste alcune che sono interessanti. Ovviamente poi Moreno, appena le avrò provate, ti farò sapere se ne vale la pena, insomma, perché tu lo sai, prima di proporre qualcosa cerco sempre di provarlo io in prima persona e quindi essere certo che qualcosa ne valga la pena. Ovviamente, ragazzuoli, vi invito ad andare nel mod hub ufficiale, a digitare Nick, November, Yankee, Kilo numero 3, NY, KK numero 3. Provate le sue mod perché sono molto ma molto belle e fatte bene. Io, ragazzuoli, off camera, ho provato quello della pizzeria che naturalmente inserirò in un format che molto presto verrà definitivamente e finalmente prenderà piede e quindi ci sarà una cosa bellina ed interessante e ovviamente anche Mister Morenoschi insieme a Mister Aie Aie e tutti gli amici del canalozzo che giocano a Farming 22, ovviamente sarete invitati. Sarà un po' lunga sta cosa, però per come l'ho pensata, diciamo che dovrebbe essere interessante e potrebbe essere anche copiato o scopiazzata, ma naturalmente non sarà. La serie non sarà sempre uguale, ma ovviamente sarà soggetta a tante variazioni. Quindi ne saprete qualcosina in più, naturalmente, come mio consueto faccio, vi darò l'anteprima nel mio account Instagram, che come sempre trovate nella descrizione del video, perché lì ovviamente vi darò le anteprime di tutta una serie di piccole cose che ovviamente questo canale fa. Quindi mi raccomando, seguite e soprattutto mettetemi fra i preferiti su Instagram. Così vi arriveranno le notifiche in anticipo rispetto agli altri, insomma, alle altre persone che seguite. È una stelloccia, stelloccia stellatellas. Oh, vabbè, quindi ragion per cui, caro Moreno, la situazione è no quella. Comunque tutto capparocciolo, dai, noi ci possiamo lamentarci. Ecco qua. Quindi ragazzuoli, se non avete ancora visto i video di Morino, mi raccomando, passate nel suo canale, lasciate tanti like, condividete, attivate le campanelle. Ovviamente ragazzuoli, ve lo ricordo perché purtroppo non sempre diciamo che YouTube manda molto spesso le notifiche con un po' di ritardo, ecco, diciamo così. Quindi naturalmente attivate le campanelle. And so, take a look to
Morenos 91 underscore VR channel and follow him. Don't forget to activate the notification. Thank you so much, and don't forget to follow my channel if you are not a follower. Thank you. Ecco qua. Oopla. Oh, it's... Ascipito, non ce la fa il retro. Diciamo così. Ecco qua. Allora. Ci siamo quasi. Allora, dopo ci andiamo a fare una bella cavalcata, ragazzi. Andiamo a fare un po' di ginnastica ai nostri cavallozzi, che ne hanno bisogno, eh? E Tuz nel futuro, il mito è Tuz. Vediamo se ci sono anche qualche missione da fare eventualmente, un po' più light. Aratura, no, avvolgimento, campo 24. Vabbè, andiamo a fare altro, poi vedremo di trovare una buona missioncina. Ecco qua, e voilà, le gisofi. Nous avons presque terminé de faire le travail sur le terrain. E salutiamo anche Mister Yeah Yeah Aleasso. Saluto la mitica Eliza insieme al babbo Maurizio Max, alla Zappa Storta, a Cayman Lore, un altro amico streamer che anche lui porta farming, Machoking. E a proposito di farming, se voi volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, io vi consiglio di acquistare sul sito internet www.ipianibio.it. Adesso facciamo partire anche lo spot radiofonico. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Allora, avete capito? Il vero cibo biologico al 100% lo trovate dai Piani Bio. Come sempre, amici di YouTube, nella descrizione troverete anche il link per visitare il sito internet dell'amico di I Piani Bio, www.ipianibio.it. Ovvia. Allora, adesso ritorniamo un attimo a noi. Andiamo a fare la situation. La situation comedy. Allora. Quindi, mi raccomando, www.ipianibio.it. Allora, adesso procediamo con la seconda parte. Oh, che caspita è successo? Caspita, ho abbassato il peso. Ecco qua. Quindi dicevo, andremo a procedere con la seconda fase, che è quella lì di... di fertilizzazione, ma naturalmente metterò un operaio, così noi andiamo a fare anche un po' di... a far sgambare i nostri cavallozzi, che sono un bel po' di tempo che non li faccio sgambare, quindi
gli facciamo fare un po' di allenamento. Ovviamente, se siete interessati a scaricare le mod di questa serie, alcune mod, anzi le mod che non sono presenti nel mod hub ufficiale, le trovate nella descrizione del video, trovate un link che vi permetterà di scaricare il pacchetto che sto utilizzando anche io, delle mod che si trovano su siti esterni. Ecco qua. Allora andiamo a caricare un attimo sotto la nostra area industriale. Appunto, ci sono alcune produzioni come l'erbicida, il mangime minerale e la produzione di biodiesel, che quelle che sto utilizzando io non sono presenti su ModHub ufficiale, soprattutto la produzione di mangime di com'è che si chiama? Il coso minerale, il mangime minerale, diciamo così. Allora, carichiamo qua queste mod invece per produrre il fertilizzante. Ovviamente le trovate nel mod hub ufficiale, quindi fertilizer production si chiamano, production. Allora, nel frattempo che noi mandiamo l'operaio a lavorare sul campo quello lì, noi prendiamo la nostra famosissima bara a quattro ruote, ovvero la Renault 5 Turbo, e andiamo subito nell'area industriale dove ci sono i nostri collozzi e gli facciamo fare una bella passeggiatina. Allora, se non ricordo male, mi dissero che bisogna accendere i lampeggianti su strada. Perfetto. Saluto Marco Sfizietto, naturalmente Ludovico Sardegna e tutti coloro che passano a salutarmi, anche Gaspari e Enrico Oleari, Enrico, insomma tutti voi che passate a salutarmi, ma anche naturalmente a voi che off camera, offline mi guardate gli episodi, vi guardate sia su Twitch che su YouTube. Allora, adesso mettiamo, che ho fatto? Mi sbaglio sempre. Allora, mettiamo l'operaio, utilizziamo il Q-Splay, così nel frattempo. Allora, Q-Splay si fa così, esatto, sì, ora mi sono ricordato. Allora, eccolo qua. Allora, crea lavoro, Q-Splay. Allora, posizione del bersaglio, ok. Poi facciamo posizione del campo, ma già la trovate. Apri il menu. Allora, qua volendo si potrebbe fare anche sì, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. He's all fired up and ready to roll. Ok, ovviamente la mod del CB, della radio CB, come sempre vi ricordo che è una mod presente sul mod hub esterno, che naturalmente però voi trovate nel pacchetto delle mod che sto utilizzando per questa serie, la trovate già lì dentro. Ovviamente la mod è in inglese, però diciamo che ci avvisa quando sta cambiando l'orario e tutte queste cose qui, quando cambia il meteo. Ed ecco qua ragazzi, ecco qui la famosissima bara a quattro ruote, ovvero la Renault 5 Turbo, ragazzi, che abbiamo acquistato nel gameplay precedente. Se ve lo siete persi, naturalmente, amici di YouTube, vi invito a cercare la situazione nella serie. Una mod, ragazzi, ovviamente anche questa non fa parte del mod hub ufficiale, ma lo trovate sempre nella lista lì. Allora,
Ok, allora andiamo. Adesso andiamo a far fare una bella sgambata ai nostri cavallozzi. Naturalmente stamattina e ieri off camera mi sono lavorato i campi questi qui, quindi sono stati già preparati. Ma oggi gli Everons, naturalmente, li andremo poi a recuperation. Ecco qui. E saluto anche l'amico Fernbus, naturalmente, e ringrazio tutti quanti voi che vi iscrivete al canale quando sono offline, e anche naturalmente a tutti quanti voi che state sostenendo questo canale. Ovviamente potete farlo sia con il Prime, con le sub, con i bit, ma potete farlo anche in maniera totalmente gratuita, cioè guardando le pubblicità, restando collegati quando partono le pubblicità, e naturalmente darete una mano a noi piccoli streamers a guadagnare qualche centesimo. Oh Gaspari, grazie mille per il raid, benvenuti a tutti. Ecco qui, parlavamo del mitico Gasparozzo e naturalmente il Gasparozzo ci è venuto a trovare. Grande Gaspari, buon pomeriggio a te come sempre. Come è andata la tua live? Spero bene. Ecco qua, ecco qua, vedete? La Renault 5. Grande Gaspari, grazie ancora per il ride. Naturalmente, benvenuti a tutti quanti voi. E Far Guys, ragazzi, Fall Guys, è così, caro, carissimo Gaspari, è un po' frenetico, specialmente quando sei quasi arrivato alla fine, ma non riesci a concludere. E mi è capitato un sacco di volte. Allora, adesso siamo, oppla, stiamo facendo fare una bella sgambatella a Totò, che ovviamente è il nostro cavallozzo del cuore. Per chi non lo sapesse, naturalmente, in questa serie. Ah, ok, perfetto. Quindi eri, diciamo così, in ear monitoring, come dicono quelli che parlano bene. Ti ho salutato e ti ho ringraziato, insomma, perché insieme ad altre persone, insomma, mi venite a fare compagnia. E quindi vi stavo dicendo che Totò, insieme a Sofia e Tuzzo Primo, sono i cavalli portafortuna, e con i nomi portafortuna che ovviamente... Ui, Macio, Az, pure a te! Avevo nominato prima, carissimo! Allora, scusate un attimo. Allora, intanto facciamo una bella sbattuta alla di mani, naturalmente. Ah, mi sono scordato di fare anche gli shootout. Allora, iniziamo con Gaspari. Poi andiamo con Super Macho King. Moreno. Vediamo un po' che altro c'è. Che altro c'è? Grazie Gaspari ancora. Grazie mille per il raid, comunque benvenuti amici ed amiche del canalozzo di Gaspari, naturalmente siete sempre benvenuti. Allora vi faccio sentire un sound alert che ho fatto io, che quasi nessuno lo fa partire. Io sono Lady 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 Bagarozzo. Io sono con pigiama rosa bandolare. Ma no. Io sono un lady, lady, lady bagarozzo. Ma sono chiarina. Ti mando dentro a bozzo.
Oh ragazzi, non sapevo di avere il CB montato sul cavallo. Caspiterina, ragazzi. Ci abbiamo anche la nostra operatrice di centrale, fra le altre cose, la nostra, non so come si chiama, Josephine, che praticamente, ragazzuoli, ci dà il segnale orario, ci dice un pochettino tutte le cose. Quindi oggi, ragazzuoli, è un po' più. La live sarà un po' più casual. Casual. Opla. Voilà, abbiamo anche il nostro telefono. Ragazzi. Siamo un po', è un po' come fare un saltone indietro nel tempo. Caro Macio, grazie come sempre per essere venuto a salutarmi, ma cosa stavi combinando prima? Se si può sapere, stavi facendo una bella carica caffettoria? Con il caffè patacca e caffè che spacca, eh? Wow, mamma mia, ragazzi, questo, quest'altro spot che. Questo sound alert ovviamente di Caffè Patacca, il caffè che spacca, diciamo che è nato ovviamente come sempre grazie al mitico Super Macho King, perché dovete sapere che se non ricordo male l'anno scorso in una sua serie su Farming 19 lui portava portava una serie dove questa farm si chiamava Patacca, il Patacca, e da lì poi lui aveva un coffee shop e da lì lui la domenica mattina anche lui offriva il caffè e da lì poi è nata l'assonanza Caffè Patacca. E ovviamente poi con un po' di inventiva è nato il famosissimo caffè patacca, il caffè che spacca. E infatti questo spezzone qui fa parte proprio di una live di una domenica mattina con Caffè in Farm e da lì poi è nata questa cosuccia simpatica. E naturalmente il Super Macho King Ali, Macho King Ali. Ovviamente anche l'amico Macho King è un streamer e oltre ad avere un canale qui ovviamente su Twitch si trova anche su YouTube. In alcuni video suoi lui ha messo anche il nick di Twitch, quindi vi basterà andare su YouTube e cercare Macho King 82. Non so se Macho posso fare pubblicità al tuo canale, perché c'è anche il tuo nome vero, quindi se mi dici sì, allora io faccio un po' di pubblicità pure al tuo canale, così gli amici di YouTube magari si iscrivono e insomma facciamo conoscere bene qui. Tutti conoscono Super Macho King, ovviamente. Lui è più famoso di tutti. Allora, vediamo un po' come stiamo messi. Eh sì, domani. Tomorrow. Mi scordo sempre che. Allora, devo fare così. Visita, ecco qua. Allora, dovevo fare questo qua, quindi vediamo un po'. Allora, Totò, 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 perfetto. Totò ha fatto però il principe. Totò, se ti fermi un poco. Ok. Ok, quindi dice Macio. Allora, quindi andate, cercate Macio King 82.
Qua c'è il muro invisibile. Quindi cercate Macho King 82. Anzi, gli faccio una trotta, lo shootout naturalmente. Mi raccomando, andatela a seguire e soprattutto, come dico sempre, attivate le notificozze. Allora, andiamo un po'. Ecco qua. Perché anche l'amico Macho King porta farming, porta un sacco di cose belle, vi fa divertire, vi fa appariare, vi fa scombisciare dalle risate. Quindi preparate i fazzoletti, preparate i pannolozzi, perché veramente vi farà ridere, ridere, ridere. 5 euro, grazie. Al lavorino. Opla, però, questo chi è? Come si chiama questo cavallozzo? Come si chiama questo cavallozzo? Cavallozzo non è Tuz. Infatti perché... Ah no, è Tuz. No, questo mi sa che è... Ah, cavalcato 45. Cioè, vabbè, comunque è interessante. Sì, Macho. Siccome non li ho mai allenati, infatti in questa serie qua in realtà lo facevo a fine live, allora oggi ho deciso un po' di andare un po' più in scioltezza, visto che stamattina ho passato un paio d'ore a sistemarmi, opla, il muro invisibile, mi sono fermato un attimino a sistemarmi la serie perché babbo e tuz, opla. Oh, non si fa passare. Ecco qua. C'era il cespuglio invisibile di fianco l'alberozzo là che non faceva passare. E ovviamente Macho King 82 è specializzato in Formula 1. Cercate su YouTube hashtag Macho King 82 e troverete i suoi video, diciamo quelli anche un po' più datati, però mi raccomando iscrivetevi al canale Twitch, perché se non lo fate, oh, magari sto cavallo acchiappa tutto un muro invisibile. Oh, c'ha miseria da lava, ma c'è mancato un pelo per una sella. C'è miseria, ma quello non l'ha mai proprio visto. Zero. Opla. Si potrebbe anche. Il prossimo cavallozzo potrebbe chiamarsi anche Macho King. Che ideozza mi hai dato. Vabbè, Macho, tanto mo questa idea la copieranno i big. Moreno, già sai. Qualcuno inizierà a copiare, a scopiazzare. Opla, mamma mia, ci è mancato un pelozzo. Meno male che il cavallozzo qua è fatto di acciaio. C'è 100 cavalli. Opla, mamma mia, che stile. Questo è il salto dell'orso a chiotten. Permesso, mi sono scordato di chiedere al sindaco Zappation di far chiudere, di far bloccare il traffico su questo sto tratto di strada. Mamma mia, opla, oh, però è migliorato, io con lui, lei qua, ma non mi ricordo se Rogue o se Tuz primo, comunque è migliorato tantissimo, fra le altre cose, per chi conoscesse la storia di Tuz primo dalla serie di Farming 19, e Tuz è stato quel cavallozzo che quando è nato già tutto bello pimpante. Infatti quando l'ho cavalcato per la prima volta, appena uscito, e già aveva il 45% di struttura fisica, di salute ottimo, ho detto miseria, e quindi è per questo che è nato e Tuz. Opla, whoop, whoop, whoop,
Ecco qua, vai. Il salto della cavallina. Quelli un po' più grandicelli di età si ricorderanno del salto della cavallina e tutte queste cose qua, che non è nulla di sconcio, ma è la cavallina era l'attrezzo ginnico. Guardiamo un po'. Ecco qua. Allora, chi era questo? Ah, era Rog, ok. Quindi è Tuzzo, eccolo qua. Allora, facciamo fare il giro prima a Sofia qua. Sofì, ecco qua. Breaker, breaker. I'm all done. Oh, l'operaio ha finito anche il lavoro sul campo. Infatti ha detto brecco brecco, ha finito. Brecco brecco. Oppila. Attenzione a non prendere nessuno. Oppla. Chi non salta dell'orsacciotto? No, dai ragazzi. Cioè, che valle assurdo. Oh, bubac, sto lievitando. Sto lievitando. Ma questa devo fare la foto. È arrivato Macio. Cioè, questi cavallozzi c'hanno, secondo me, c'hanno il deflettore d'aria che è largo 7 metri per 4. Wow, ragazzi, incredibile. Vediamo un po' se riusciamo ad ingastrarci e disincastrarci. Che qua abbiamo trovato il muro invisibile. Rullo di tamburi. Bum bum bum. Bang. Ci è andata bene, meno male. Stai sfulazzando. Oh, papà, che sto sfulazzando. Oppla. Che stile, ragazzi. Sovia, ragazzi. Ovviamente, per chi non lo sapesse, i nomi di alcuni cavalli, fra cui appunto Totò e Sofia, sono un omaggio a due dei più grandi, fra i tanti grandi attori napoletani, ovvero Totò il principe De Curtis e Sofia che è la Sofia Loren. E non c'è bisogno di presentazione. Allora, se volete potete anche utilizzare i vostri punti per fargli fare a Liscia Gargarozzo anche al Pandozzo qua. Quindi potete approfittare per farmi fare a Liscia Gargarozzo. Io intanto faccio a Liscia Gargarozzo alla vostra salute. Thank you. Ma l'ASMR però non lo possiamo fare perché poi passano le automobilozze e ci vanno a fare il volozzo. Eh sì, eh sì. Quindi ci resta solo e Tuts, la guest star, anzi la star della serie, che appunto è Tuts. Oppla, vai Sofia, che soddisfazione. Sofia, Sofia, Sofia. E saluto l'amica Sofia, la mia amica Sofia nella vita reale. È un'amica che si chiama Sofia. È una bravissima professoressa di latino. Grande Sofì. Però. Ok. Allora ci è rimasto solo il Tuz, giusto? Allora, come si chiama questo? No, Rog, eccolo qua, è Tuts. Ladies and gentlemen, I'm happy and honored to proud to present you a Tuts One, the very first horse of the series. Wow, io qua ci vuole la sbattutella di mani. Sfulazzano, sfulazzamento.
Ok, cominciamo l'addestramento. Caro Mancio, poi in una serie, in una nuova serie che ho tirato su, naturalmente sarai invitato anche tu a partecipare, ovviamente sempre qui su Farming 22. Sarà una serie particolare, simpatica, dove ci sarà una cosa che non vi spoilerò, che altrimenti poi non c'è gusto. Tu gusti meglio che one, come direbbe un noto spot pubblicitario. E oggi alla fine abbiamo fatto svolazzamento per svolazzamento. Pensa che sto dal mese di giugno a sistemarmi sta serie. E cinque, è tornato il Morenoschi. Donne, è tornato il Morenoschi. Vi affetta le cipolle, vi affetta le patate, vi affetta pure gli affettati. Approfittate, signore e signori, avvicinatevi al cavallozzo. C'è il mitico e Tuz primo. Oppala. È felice Tuz. Quando ci sta Macio, ci stanno tutti quanti, è felice. Oh, però con qualche cavallozzo potremmo chiamarlo anche felice, eh? Eh sì, un bel felice, un bel happy. L'happy hour. Vivere costa la metà. Ma prima di andare devo fare due cose. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad entrare. Perfetto. Allora, abbiamo detto. Dove sta? È Tuz? Tuz? Non è. Eccolo qua, è Tuz. Ok, allora. Vediamo se hanno prodotto. Ah, intanto devo andare sulla farm alta qua. Andiamo a vedere un attimo. Ci abbiamo il cacciottone, ci abbiamo Peppeniello che ci aspetta. Oppla, un po' sbandicchia. Oppla, bella comunque. E nel prossimo episodio, ragazzuoli, acquisteremo un'altra bella automobilina, detta anche bar a quattro ruote degli anni 80. Ecco qua. Allora, bellina la Renault Turbo, ragazzi. Renault 5 Turbo. Ragazzi, chi di voi va in live in queste sere? Fatemelo sapere, che comunque quando posso, voi lo sapete, cerco di fare una capatina un po' da tutti quanti, quindi cercando nel limitozzo di venirvi a trovare. Allora, nel frattempo diamo un'occhiatina. Oh, Peppeniello sta a casa. Oh, vabbè. Tanto comunque le notifiche mi arrivano. Allora, intanto vediamo se riusciamo a svuotare sto macchinario, perché poi devo iniziare a togliere un po' di situazioni. Allora, quanto ne è rimasto qua? Che se ne è rimasto poco?
Allora, in Silvana, beh, sta ancora producendo, allora no. Aspettiamo che finisce di produrre. Nel frattempo, allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, quanto ci dà per l'uva? Vediamo un po', vendiamo l'uva. Così recuperiamo qualcosina, perché stamattina ci sono state delle spese extra. Allora, uva, ecco qua, uva, mi pare supermercato, mi pare che l'accetta, se non ricordo male. Allora, vediamo un po'. Allora, uvetta, no. Ah, qua ci abbiamo anche... Ah, è giusto, mi ero dimenticato che abbiamo la mod con i fiori. Allora, quasi quasi io li vado a vendere al supermercato. Se non ricordo male, li accetta. Ecco qua. Così, naturalmente, recuperiamo qualche soldino. Accendiamo i lampeggiant. Ecco qua, allora mi pare J. Com'era? Stringere le cinghie, control destro e J. Ok. Ho dovuto mettere il contrappeso davanti al trattore, ragazzi, perché quando off camera ho caricato il rimorchio, praticamente il trattore ha fatto la pinna e quindi mi sono trovato con l'uva sì, però fammi vedere un attimo meglio, perché almeno 30.000 everozzi li dovrei recuperare. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare. Allora, pizza, ecco, vedete, poi c'è anche la fabbrica del caffè Tozzo. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare uva, succo d'uva, ma forse sta più su, mi sa. Pane, farina. Vabbè, tanto io so che me l'hanno pagata bene al supermercato, quindi andiamo lì. Ieri dalla vendita dell'uva ho incassato circa 35.000 evenons, anzi qualcosina in più pure, perché ieri ho fatto una maxi vendita. Ho acquistato un paio di cosucce e sono riuscito a recuperare. Sono andato inattivo, avevo speso 58 e ho recuperato mi pare 20.000 o 30.000. Insomma, l'uva la paga bene. La paga molto molto bene. Vai con gli Aerons. Ora passiamo sulla famosissima rotonda dove abbiamo, insieme a Macho King, abbiamo fatto un grande recupero, dove c'era anche il nostro mitico Leonardo, che saluto, il mitico Leo naturalmente, dove si era praticamente bloccato con il rimorchio. Esattamente qui si era ribaltato con le manovre di recupero che abbiamo fatto anche su YouTube, devo essere sincero, ma anche su TikTok, perché Zio Dab è anche su TikTok, ha fatto delle belle visualizzazioni, ha fatto più di 500 visualizzazioni. Allora qua vediamo un po', allora qua dovrebbe arrivare una barcata di Everons, vediamo un po' quanto. Uppla, quanto, vediamo un po', alla faccia del bicarbonato di sodio, 52.000 verozzi, ragazzi, tanta roba, e ovviamente con quelle serre lì si produce
in maniera molto più veloce. Weather update. Please be aware snow is coming. It could be heavy at times. Ok, thank you. Ci ha dato il segnale orario, avete visto? È precisa lei. Quando scatta l'ora X, lei subito ci informa. Allora, io intanto devo però liberare un pochettino dal succo d'uva, dall'area industriale, perché altrimenti non riusciamo a passare. Quindi oggi facciamo anche un po' di logistica. Vediamo un po' quando riusciamo a recuperare qua. Dopo l'uvetta ho deciso di mettere a fare un po' di succo d'uva. Vediamo un po' se esce qualche altra cosa. Allora, vediamo un po'. Dassi che sta ancora in fase di... Ecco qua, sta caricando, vedete? Opla! Vai! Il succo d'uva, ragazzi, che va dentro alla capoccia. Va in da capoccia. Oh, quasi quasi vendere un po' di vino. Vediamo un po' il vino. Effettivamente, vediamo un po'. Scusate, non si dice vino, ma si dice succo d'uva. Vediamo un po' sto succo d'uva. Allora, ristorante ya contrassegno ragazzuoli, qua stanno arrivando un'altra barcata di soldini. Ovviamente il ristorante l'ho messo qui. Ok ragazzi, grazie ancora. Grazie ancora per essere passati a salutarmi. Allora, salutiamo il Super Macho King, che naturalmente vi suggerisco di andare a seguire il suo canale. Naturalmente, seguite anche il canalozzo del mitico Morino, che ha detto che è andato a fare un po' di... a dare i bacetti. Bacetti, bacetti. Ok, perfetto. Allora, facciamo un altro applauso. Naturalmente tutti voi che mi sopportate e mi supportate. E andiamo avanti. Andiamo a vendere un po' di succo d'uva. Al ristorante. At the restaurant. Allora, facciamo il solito giro, il giro pregiato. Voilà, accendiamo il lampeggiante, naturalement, allemand le clignotte, je sais pas comment il s'appelle en français. Voilà, on va consigner au restaurant, the restaurant. Oh yeah. Dovrebbe essere poco più avanti il ristorante. We should be on this road. Should be there. Here there is the restaurant. The Familia. Familia. La Familia. Vai, vai. Andiamo un po'. Risparmiamo anche il gasolio. Vediamo un po' quando abbiamo recuperation. Attenzione, ragazzuoli. 88.000 euro. 8 e 5 sono 13. Attenzione. Allora, intanto riportiamo il carrellozzo in farm. Beh, alla fine
il fattore S direi che è stato veramente molto ma molto gentile oggi con noi. Siamo stati veramente molto fortunati. We have been very very lucky. Che si deve girare qui? Prego. Opla. Prego. Andiamo un attimino. Quasi quasi mo mi carico pure. Mi libero un pochettino pure qua. Sì, perché vediamo un po' se riusciamo a prendere altra uva. Mi sa che l'ha messo un po' malaccio. Allora dovremmo poter ringadas. Allora, se non ricordo male, un'altra fila dovrebbe farla recuperare un po'. No. Ok, allora questa qui poi ce l'andiamo a sistemare, ce l'andiamo a rivendere in qualche altra occasione. Ovviamente qui c'è un macellozzo. There is a jam here. Jamming. Get on people while jamming. Allora, vediamo un attimino. Ah, qua ci sono anche le fragole. Here we have the strawberry field forever. Allora, volevo mettere, volevo vedere un attimo una cosa prima di andare via. Allora, produzioni a serre. Fiori. Oh, questo produce un po' tutto. Small, medium, large. Oh, però, interessante. Flowers. Allora, questi sono... Ah, queste sono le situazioni là. Greenhouse, yeah. Allora, dove sta? Non è questo. Vediamo un po' se sta da queste parti. Serre di Rapolano, saluto gli abitanti di Serre di Rapolano, che si trova in provincia di Siena. Floricoltura, ah, è queste, grandicella però. Un po' grandozzo. It's a quite big. Quite big. No, questo spawna dall'altra parte, giuro. Allora, quasi. Fast growing. Questa qua. Proviamo questa perché è una mod che ho preso nel mod hub esterno e che non ho ancora provato. Dove la possiamo posizionare questa? Questa sarebbe bello metterla qua a bordo strada.
Allora, questo però fa così. Qui però non mi sembra stia proprio bene. Not a good point. Not a good spot. Spot. Qua. Vediamo un po' quanto è largo il trigger. Trigger, trigger, l'aria là. Diciamo così, mettiamolo. No, mettiamolo qua. Speriamo di non fare danni. Vediamo un po' se abbiamo fatto, quanta è l'entità del danno. Mi sembra che ci è andato proprio. Ci è andata bene, direi. Allora, però qui però ci vuole la pavimentazione. Mi sa che siamo andati proprio a filo. Molto a filo, ecco qua. Comunque questa mod la trovate nel mod hub non ufficiale, ma la trovate anche il pacchetto. Vi ricordo che se siete interessati nella descrizione trovate un pacchetto con tutte le mod che sto utilizzando in queste, ma anche in altre serie. Siamo andati proprio al limite, ma proprio al limite di metozzo. Vediamo un po' se riusciamo a levigare un po' la situazione qua. Allora, cosa ci vuole? Qui ci vuole acqua, poi semi. Allora, cosa ci vuole? Acqua e fertilizzante. Ok, allora acqua. L'acqua 10.000 di fertilizzante. Ok. Allora, fast growing. L'acqua. Water. Smoke on the water. The fire in the sky. Badam badam badam. Allora, qua facciamo così, mettiamo acqua, ecco qua, ci risparmiamo la situazione. Di fare avanti e indietro, oppala, e proviamo questa. Iniziamo a caricare questa mod e vediamo un po' com'è. Fast growing, vedete? 20.000 litri giusto. Strawberry. Ok, allora mo ci serve fertilizzante liquido. Solo che mo vabbè, lo carichiamo con il carrellozzo. Ja, wunderbar. Oppala. Allora, mo abbiamo detto che ci manca il fertilizzante. We need the fertilizer, liquid fertilizer. Mo scarichiamo il carrellozzo qua. Vediamo un attimino
che noi abbiamo la produzione, quindi noi dobbiamo vedere come funziona. 10.000 litri di cose, non ricordo male, giusto? E chi va piano va sano e va lontano. Vai piano piano, ecco qua. Allora. Mo, anzi, quasi mi faccio arrivare i barilozzi qua. Con la store delivery, sì. Ci facciamo arrivare in cose. Allora, quando ce ne vuole, vediamo un po'. Stiamo provando questa mod. 10.000, quindi 5 casse, ok. Facciamo così, ecco qua. Allora, 5 barilozzi. Lo possiamo fare adesso perché poi devo studiare un sistema per fare meglio. Allora, andiamo un po'. Allora, uno, due, tre, chissà dove sono andato a finire, 4 e 5. Allora, questo lo sta pescando mo. Andiamo un po'. Allora, mettiamo la super forza, lo so che non è realistico, me ne rendo conto, però perché fa così? Vabbè, comprare. Non 1.000. Mamma mia, quando mi è costato. Aspetta un momento. Forse non ho capito se questo... Non mi è chiaro. This is not clear. Mi sa che mi ha fregato. Mi ha fregato. Ma for good. Che non lo prende. Vabbè, facciamo così. Però vediamo un attimo una cosa. Sì, esiste un mezzo, ma vero, che mi permette di fare la situazione. Vediamo un po'. Allora, varie. Il problema è che alcuni di questi li ho provati, ma pare che non funzionano. I don't such. Allora, facciamo così. Compriamo giusto. Un litro e mettiamo a fare le fragolozze. Allora, quindi strawberry attiva e poi facciamo generare. Ecco qua. Vediamo un po'. Chiudiamo. Allora, facciamo passare un po' velocemente qua e vediamo se spawnano le fragolozze. Ovviamente, ecco qua il trigger, sta qua.
Allora, mi pare che a 1.000 litri. Allora, nel frattempo facciamo così. Ah, quasi sono fermati giustamente perché bordo strada. Ecco qua. Allora. Andiamo un attimo. Nel frattempo andiamo a recuperation. La situation, allora. Va bene, allora ragazzi, io direi che poi mi vado a studiare per bene la situazione. Quindi approfitto per ringraziare Gaspari, ringrazio Moreno che mi è passato a salutare, ringrazio Macho King e ringrazio Gaspari per il raid, ovviamente. L'appuntamento con la serie, come sempre, vi aspetto. Ringrazio Macho King 82, Gaspari l'abbiamo salutato e allora grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, aiuto, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.